leggere i nomi dei vincitori della lotteria di Capodanno. E metto gli occhiali perché parlo di moda. No, c'è una... Stavo per prepararvi il solito pistolotto finale dopo lo spettacolo che facciamo a tutti i vostri colleghi spettatori in tutta Italia da anni e con la mia compagnia, insomma la compagnia con la quale lavoriamo, perché c'è un'associazione, una Ollus che ci segue, ormai da 20 anni praticamente, e facciamo adozioni a distanza in paesi molto difficili. Solo che quest'anno abbiamo cambiato in corsa l'obiettivo perché la storia del terremoto è purtroppo dolosamente sotto gli occhi di tutti, e allora abbiamo scelto un piccolo paese che si chiama Acqua Santa Terme, in provincia di Ascoli Piceno, e l'obiettivo quest'anno del progetto HELP della Onlus del CCS di Genova è quella di portare 23.000 pasti a questi ragazzi e assicurarli. L'ho scoperto per caso, e mi sta riprendendo Fosca, la responsabile della Onlus, perché oggi Elisa Ioni, che è l'assessore alla cultura e ai servizi scolastici appunto del comune di Acqua Santa Terme, è in collegamento con la città di Prato, perché il comune di Prato è famoso per essere, insieme a tanti comuni comunque della Toscana, sempre sensibili a certe realtà drammatiche, in questo caso stanno collaborando con lo stesso paese, con Acqua Santa Terme. Non lo sapevo, il giorno non è organizzata questa cosa. E allora, invece di farvi una discussione e vendervi le pentole, come spiego tutte le sere, alla fine abbiamo un set di pentole che vendiamo, che compra poi dei soldi. Invece vi leggo queste poche righe che mi ha lasciato l'assessore, assessore della cultura, e mi dice, scrive su questo, ciao Massimo, ciao compagnia di onore e tranquillità, e ciao Prato, quindi è indirizzato anche a voi. Mi spiace di non poter essere lì con voi questa sera, ma purtroppo devo rientrare ad Acqua Santa in serata per un impegno importante. La situazione purtroppo da noi non è delle migliori. Sono da poco ripartita dalla vostra splendida città, dove ieri, insieme al vice sindaco di Acqua Santa Terme, Luigi Capriotti, ho preso parte a una cena organizzata da alcuni amici pratesi e della Val Bisenzio in collaborazione con l'amministrazione comunale di Prato. Stiamo ricevendo tanto affetto dal vostro territorio, oltre che aiuti concreti, e di questo ne saremo sempre grati. Grazie infinite anche a te, Massimo, e ai tuoi splendidi compagni di palcoscenico che stanno qui con me, e a CCS, che da mesi ci seguite per stare accanto ai bambini della nostra comunità e alle loro famiglie. Il vostro impegno e la vostra determinazione ci hanno consentito di poter riattivare gratuitamente presso la nuova scuola di centrale di Acqua Santa Terme il servizio mensa per circa 130 bambini delle scuole infanzia e primaria. Dopo il sisma del 24 agosto questi bambini hanno dovuto fare i conti con non avere più una casa e neanche una scuola. Ora, fortunatamente, dopo mesi trascorsi in tenda, hanno di nuovo la possibilità di fare lezione in un nuovo edificio caldo, sicuro ed accogliente. Ma CCS, Centro Comunicazione e Sviluppo, ha voluto per questo che tutto fosse perfetto. Centro Comunicazione, ho detto, Centro Cooperazione e Sviluppo, sono veramente ribambito, CCS, questa è la sigla che vi leggo della nostra Onlus, ha voluto che tutto fosse perfetto, e allora si è riusciti a partire anche con la mensa, e questo senza che si gravasse nelle tasche delle famiglie già profondamente colpite dagli eventi. Un infinito grazie a tutti voi che stasera e domani renderete ancora più sorprendente la performance della con la vostra partecipazione. E quindi stiamo tirando dentro l'inganno. La magia del teatro sta nella condivisione di emozioni, e noi non potremo scegliere miglior modo per sentirci vicini. Vi abbraccio tutti e vi auguro una buona serata, un affetto a Elisa Ioni, appunto assessore alla cultura e ai servizi scolastici del comune di Acqua Santa Terme. Quindi questi bambini sappiamo che noi insieme stiamo imparando un segnale molto forte. Quindi con i miei colleghi volevo ringraziarvi, perché so che quando uscendo lascerete un caffè, una cosa come obolo, noi arriveremo, siamo quasi arrivati alla cifra per coprire questi 23.000 pasti che daremo.